Gentili telespettatori, rieccoci su Ser TV per un appuntamento nuovo, un appuntamento periodico con la medicina. E per parlare di medicina abbiamo come nostro primo ospite in questa prima puntata il dottor Antonio Rossi. Con lui parleremo del periodo particolare Covid, ma al di là del Covid cercheremo di capire la sanità in che modo sta cercando di uscire da questa pandemia. Come proteggersi dal Covid? Certo, non con la vigile attesa e quindi con il pronto intervento. Voi di User TV siete stati presenti ad aprile scorso, se non sbaglio, e Gianfranco Marchese mi fece questa domanda alla quale io risposi no, niente vigile attesa, ma pronto intervento. Viva Dio, mi è andata bene. Perché in questo frangente lungo di pandemia io ho fatto quello che ritenevo opportuno e quindi ho curato, mi sono interfacciato con colleghi vari e sono arrivato alla conclusione di personalizzare le terapie nel momento in cui c'era bisogno e a volte, molte volte, ho fatto anche terapie ospedaliere, perché poi confrontandomi con i colleghi ospedalieri mi dicevano sì, Russo, è così, stai facendo quello che facciamo anche noi in ospedale. Per cui questa ultima notizia del TAR del Lazio, che finalmente mette fine, spero in modo definitivo, a questa sciocchezza, secondo me, perché ogni medico in scienza e coscienza deve agire per quelle che sono le sue competenze, le sue conoscenze per addivenire a quella che è la salute, cioè per migliorare quanto più è possibile lo stato di salute del paziente. E quindi durante il Covid io ho fatto quello che ritenevo opportuno, però aggiornandomi. Dottore, come andare ad agire su un paziente, visto che siamo in argomento, parliamo di vigile attesa, ad agire su un paziente positivo in casa? Sì, innanzitutto io faccio in questo modo, però non è un protocollo generale, ripeto, io cerco di personalizzare. Allora, la prima cosa dico al paziente positivo, procurati un saturimetro, di modo che lui mi deve, tramite foto su WhatsApp, mandare foto e nella foto mi deve mettere la saturazione, quindi l'ossigeno del paziente, e dirmi la sintomatologia. Nel momento in cui io mi rendo conto che la saturazione scende al di sotto dei livelli di guardia, diciamo 92, e allora io il protocollo, quello blando, quello normale per me, e cioè azitromicina, deltacortene e di base, io vado oltre questa, perché nel momento in cui, Franco, tu sei operatore sanitario, la saturazione scende al di sotto di 92, e allora io inizio a sospettare una polmonite. Se sospetto la polmonite, io non solo do l'azitromicina, ma io do anche la penicillina, io non solo do il deltacortene, ma io do anche il Bentelanda 4. E nel momento in cui la saturazione continua a non convincermi, io do anche l'eparina. Certo, devi stare là sul pezzo, perché è normale che nel momento in cui un paziente fa uso di cardiaspirina, duoplavin, e tu inserisci, parlando anche con il cardiologo del paziente, il cardiologo è un po'... Faccio il caso di mio fratello. Mio fratello 4 anni fa ha subito 3 bypass. Quindi io mi interfaccio con il suo cardiologo, usa il duoplami, però la saturazione non mi piace. Antò, però io non sono tanto convinto dell'eparina. Ok, ascolto tutti. Alla fine ho fatto l'eparina a mio fratello per 8 giorni, 4x2, 4.000 la mattina, 4.000 la sera. Certo, ho cercato di stare sul pezzo, cercare di capire se c'erano sanguinamenti, ma ti ho detto mio fratello, ma ho fatto così nei casi più seri, più gravi. Mi è andata bene. Dottore, parliamo del periodo di incubazione. Mentre per la Delta era 5 giorni da protocollo, ora per l'Omicron si dice che addirittura siano 3 giorni. C'è un riferimento veritiero in tutto ciò?
Ma guarda, dal punto di vista, da questo punto di vista scientifico, io ho contezza che nemmeno ad un certo livello, e quindi parlo di scienziati perché io cerco di stare, cerco di aggiornarmi su notizie che arrivano da tutto il mondo, riviste scientifiche intendo. E io noto una differenza tra l'Omicron e il Delta, e la Delta, sì, l'Omicron, viva Dio, mi sembra più leggera, anche se ci sono casi da ospedalizzare, mi sembra più leggera, però noi ora stiamo ad un livello di vaccinazione che ognuno di noi ha fatto 2 o 3 dosi, quindi è più leggera l'Omicron? O abbiamo di base la vaccinazione per cui l'Omicron è diventato più leggera della Delta? Quindi io non starei lì a sindacare sul periodo di incubazione. Io dico, cerchiamo di vaccinarci. Come si può evitare di contagiare tutta la famiglia? Isolandoci. Io mi ricordo nella fase stringente proprio della pandemia, io arrivavo a casa, toglievo le scarpe prima di entrare dentro, andavo in bagno, bagno solo per me, mi scrollavo di dosso tutto, mia moglie con santa pazienza doveva lavare tutto, sanificare, non mangiavo con mia moglie, non mangiavo con mio figlio, non dormivo con loro. Questa è una fase, mi sembra, più leggera, però certo cerchiamo comunque di stare isolati. Nel momento in cui c'è il congiunto positivo, lo dobbiamo isolare per il bene di tutti. Contatto stretto, cosa intende per contatto stretto? Ma contatto stretto intanto i congiunti, poi per quanto riguarda l'allargamento a questo contatto stretto, scusa il giro di parole, se si sta al lavoro ormai le norme sono tali per cui stiamo distanziati, addirittura anche se ci si vede in villa, dico a Rotondi, a Cervinara, stiamo distanziati e stiamo con la mascherina, non c'è più il contatto stretto di una volta. Certo, qualche volta mi viene da vedere ragazzi un poco più disordinati, però li capisco, probabilmente anch'io farei così, cioè nel senso che ti passa per la testa, arrivato ad un certo punto, sto maledetto Covid, e quindi si è superficiali. Quando fare un tampone rapido o un test molecolare? Ma guarda, sai, io ora, prima si dava una percentuale del 90% al test antigenico e del 96-97% al quello molecolare. Io ho avuto modo di verificare anche attraverso di voi infermieri, attraverso le farmacie, che siamo arrivati ad un ottimo livello di tamponi rapidi antigenici. Ti faccio l'esempio di mio nipote, perché anche mio nipote, il figlio di mio fratello, è stato positivo durante questo periodo di vacanze natalizie. Lui torna da Milano, io gli faccio il tampone antigenico, faccio il molecolare positivo, faccio il molecolare il giorno dopo, positivo. Dopo 10 giorni, positivo all'antigenico, positivo al molecolare. Dopo 7 giorni, negativo al mio antigenico, negativo al tampone molecolare. Dove mi fornisco io, il livello di attendibilità del test è ottimo e l'ho verificato sul campo. Per cui io mi fiderei. I medici di base, arriviamo nella cosiddetta casa del dottor Russo, spesso sono accusati di essere molto frettolosi, di non essere a disposizione del paziente. Non so risponderti, io ti rispondo per quanto mi riguarda, cerco di selezionare i casi, in casi diciamo di routine e quelli che ritengo più urgenti,
e ovviamente devo essere anche fortunato, perché un caso di routine trattato con semplice azitromicina, deltacortene di base, può sfociare in qualcosa di serio. E poi, ripeto, seleziono come urgenti quelli dove la saturazione, come dicevo prima, inizia a scendere, quindi sospetto la polmonite. Io è un periodo che faccio anche 11-12 ore al giorno, e in particolare per Covid. Sta cosa, sì, ok, l'ho presa a cuore, ormai è diventata una cosa, una passione, una missione, però molte volte dico, ma quando finisce sto Covid? Perché hai voglia, quante altre patologie e serie e purtroppo che poi diventano fatali se non curate in tempo. Per cui veramente, ok, sto Covid l'ho preso in modo, l'ho preso per bene, per come doveva essere preso, e questo lo capisco andando avanti, ogni giorno. Tu non realizzi all'inizio quello che stai facendo, lo realizzi quando poi hai contezza che ti sta andando bene. Però d'altro canto ci sono tante altre patologie da seguire a prescindere dal Covid, e invece questo Covid purtroppo ci sta bloccando su altri campi. Allarghiamo il discorso e andiamo verso la conclusione alla Valle Caudina, il versante avellinese. L'ASL di Avellino, secondo il dottore Russo, il suo atteggiamento è un atteggiamento di come deve essere presa questa pandemia, o c'è anche in quel caso un po' di superficialità, oppure si è perso addirittura il conto di cosa sta succedendo? No, guarda, intanto io appartengo all'ASL di Avellino. Quando ho delle cose da dimostrare lo faccio, ho ottimi rapporti con la dirigenza, ma in particolare con gli addetti alla vaccinazione, e mi interfaccio spesso con loro. Io vaccino dall'inizio, da aprile, vaccino qua nel lab vaccinale di Cervinara e sono presente il sabato. Ci sono i ragazzi della Misericordia, gli amministrativi, gli infermieri, staff eccellente, la struttura messa a disposizione dall'amministrazione ottima. E io noto una criticità nel momento in cui, ecco, andiamo al sodo, c'è bisogno della prenotazione della terza dose. C'è bisogno della prenotazione per il tampone. Qua noto una criticità che io ho esternato agli organi che sono adibiti per questo. Ho detto, guardate, non è semplice per una persona anziana, non avendo un familiare, un ragazzo a disposizione, cercare di andare sul portale della Soresa, Open Day, vaccini, cose, per prenotarsi per la terza dose, per prenotarsi per il tampone. Io non metterei il dito sulla organizzazione generale, perché guardate, le cose, io capisco chi si lamenta, ok? Però non ho modo di criticare la professionalità di chi lavora nell'AS. Secondo me questo servizio relativo all'informazione, spero di essere stato chiaro, cioè nel momento in cui io devo cercare di mettermi sulla piattaforma per una X prenotazione, e allora là ci vorrebbe un modo più semplice per prenotarsi. A volte mi dicono, dottor, ma lo potete fare voi, però tu immagini, io apro lo studio alle 8 e un quarto di mattina, finisco anche a mezzogiorno quando mi va bene, come faccio io a venire incontro alle esigenze del paziente che non riesce perché devo mettermi là sulla piattaforma dalle 8 alle 10 di mattina? Dovrei fare solo quello e poi devo fare lo studio. Quindi da questo punto di vista ci dovrebbe essere un miglioramento. Andiamo a chiudere proprio sui vaccini, vaccini che stanno coinvolgendo in maniera molto ampia i bambini, terza dose, si cerca di convincere i Novax a fare la prima dose.
Questo è un grande dubbio che abbiamo, se si riesce a convincerli. Dottore Russo, esterno il suo parere sui vaccini e soprattutto qualche parola per cercare di convincere chi non l'ha fatta. Dunque, feci la terza dose, non misi la solita foto perché già l'avevo fatto in precedenza e misi solo, fatto la terza dose, vacciniamoci. Un amico che sta fuori dall'Italia mi fece tutta una filippica sulla mia pagina Facebook e quindi capì che era Novax. Io gli dissi una cosa e poi tu hai fatto tutto il ciclo vaccinale da bambino? Lui mi disse di sì. Ok, allora prendila in questo modo. Dopo 2 mesi ho saputo tramite Facebook che un suo congiunto strettissimo è morto di Covid. Dunque, vacciniamoci. Certo, ora si inizia a parlare della quarta dose. Allora dico, fermiamoci un attimo. Tutto il ciclo vaccinale che noi abbiamo fatto da bambini e che fanno i bambini, i nostri bambini, ci sono delle vaccinazioni per le quali al massimo si arriva alla terza dose. Allora, se ora dobbiamo arrivare alla quarta dose per il Covid, ho i miei dubbi. Però io non sono uno scienziato, non sto là con il microscopio, sono un medico e accetto quelle che sono le indicazioni degli scienziati che poi si traducono in vaccinazioni. E da questo punto di vista, guarda, torno un poco indietro relativamente alla terapia, Zitromax sì, Zitromax no, perché 3-4 sere fa, messaggiandomi sempre con mio nipote, il positivo, figlio di mio fratello positivo, mi dice, guarda zio, in TV c'è Bassetti che sta parlando dell'uso indiscriminato, dell'uso indiscriminato dell'azitromicina. E io dissi sì, anch'io sono contrario all'uso indiscriminato dell'azitromicina, però quando si innesca il sospetto della polmonite, dopo mezz'ora in un'altra TV un microbiologo del San Raffaele diceva la stessa cosa. Io a mio nipote, interfacciandomi tramite WhatsApp, risposi la stessa identica cosa. Ok, loro probabilmente sono empirici, studiano il microbo. Io sono un medico di strada, devo capire com'è la situazione e devo correre ai ripari se ci riesco. E quindi, tornando all'inizio, tutto questo periodo che io ho trascorso facendo terapia in scienza e coscienza, non è stato semplice, uno proprio come fatto mentale e fisico, poi non è stato semplice perché se c'è un protocollo ed un medico non si attiene a quel protocollo e ti va male per un'altra patologia, però nel soggetto Covid, tu puoi rischiare un deferimento all'ordine dei medici. Nel momento in cui è uscita sta cosa del TAR del Lazio, guarda, credimi Franco, mi sono tranquillizzato, ho detto ok, finalmente, mi è andata bene, ma finalmente, perché non mi sentivo tutelato. Bene, noi abbiamo fatto una chiacchierata con, per sua ammissione, il medico di strada, il dottor Antonio Russo, a cui va veramente un grosso applauso perché è a disposizione di tutti, Cervinara, Rotondi, San Martino, Rocca Bascerana, veramente è il medico di tutti e siamo veramente onorati di averlo ospitato come inizio di questo appuntamento periodico di User TV con la medicina. Dottore Russo, grazie e soprattutto continui per la sua strada che è certamente quella che serve intraprendere. Grazie a voi.